formazione. Maestro, andiamo a vedere allora la formazione del Tuscolano. In porta Carottina numero 1 Vincenzo Correggia, numero 2 Massimo Graziosi, numero 3 Matteo Figoli, numero 4 Marco Gian Giacomo, numero 5 Francesco Zangari, numero 6 Carlo Taraddei, numero 7 Leonardo De Santis. Nel frattempo partita anche la partita con qualche minuto di anticipo, numero 8 Renato Rovetta, numero 9 Manfredi Iula, numero 10 Fabio Romano Liolli, numero 11 Gambina, numero 12 Claudio Casciotta, numero 13 Massimo Perna, l'allenatore è Marco Neroni. Subito primo possesso per la squadra ospite con Casciotta, buona difesa di Roma che può ripartire vertice destro. Chiama la palla Carlo Di Fulvio, un po' il play, cambia lato per andare da Rico Calcaterra, la palla torna indietro Provenziani. Di Fulvio, 10 secondi per andare al tiro, alzo il tiro, la parata di Correggia, ex Lazio, nulla di fatto dunque. Se ne va nel frattempo il primo minuto della partita, per poco Di Fulvio non stava per anticipare. La palla che arriva al centro, fa buona guardia il duo Navarra e Simone Russo, al via subito messo dentro da Alessandro Calcaterra, proprio per evidenziare come questi ragazzi stiano facendo dei progressi importanti in questi ultimi mesi, queste ultime settimane. 9 secondi per andare al tiro, Movisnova che manovra, Navarra dal centro tutto solo, la palla arriva dentro a Michele Lapenna, ha avvisato un fallo su di lui. 6-17, nulla di fatto, riparte ancora una volta il Tuscolano. Arriva De Santis, palla torna indietro a Perna, Perna si sposta, cerca De Santis libero, Mancino, però si perde palla, torna su di lui Calcaterra, ora il tiro, facile preda di Bonito, tiro dalla lunga distanza di Massimo Perna. 5.44 Di Fulvio, tende l'arrivo dei compagni, cerca un fallo che non viene fischiato, adesso sì, subito la prima espulsione, quindi prima superiorità Roma. Calcaterra, Provenziani, ha avvisato un fallo, quindi avvisiamo subito 1-0 su 1. 5-20, partita a ritmo lento fino almeno in queste battute iniziali. La palla arriva a Casciotta, arriva il primo gol del Tuscolano con Claudio Casciotta, 1-0. Esce proprio Casciotta, Navarra, 5 minuti, Russo, va ancora Alessio, palla dentro, la raccoglie Michele Lapenna, nulla di fatto. 4.44, si lamenta un po' Alessandro Calcaterra. Parte Tuscolano con De Santis, su di lui Calcaterra, gli ruba il pallone, va a Rico, spinge il pedale sull'acceleratore, è completamente da solo, dall'altra parte c'è la Penna, sta tornando su di lui Perna che commette fallo, Calcaterra allora si affida dietro Alessio Navarra, poi la gira per Di Fulvio, 11 secondi per andare al tiro, avanza Provenziani, Di Fulvio da
posto 1, prende un fallo, 2 secondi, prova il tiro, va in angolo, la palla deviata appunto da Correggia quando sono trascorsi 4 minuti nel corso del primo tempo, sempre 1-0 per il Tuscolano, il gol di Claudio Casciotta, va Navarra. Provenziani, riparte il cronometro, 15 secondi, Russo Provenziani, protagonisti sicuramente con le giovanili della squadra dei Leoni di Fulvio, poche idee, Russo è tutto solo, Russo prova il tiro, la palla sbatte su Correggia e la deviazione va sulla traversa, 3 e 35 da giocare. De Santis, la palla arriva dentro e si fa infilare per la seconda volta Bonito, tutto da solo De Santis per il 2-0 del Tuscolano. Dentro Sacco e vediamo chi è, deve essere il numero 2 che è Padovano, esce Luca Provenziani e Michele Lapenna. Partenza in salita della Roma Visnova come la gara d'andata. Pochi tiri, poca circolazione di palla, ritmo basso e pesca Navarra, poi va a lottare con Correggia, firma commette fallo lo stesso Navarra, 2.50 da giocare, 2-0 Tuscolano nel primo tempo di questa partita, è fondamentale per entrambe le squadre andare a punti, una classifica che è corta, bravo Alessio Navarra a recuperare il pallone intercettato. Partono in due il fresco Padovano e poi anche Ludovico Sacco, avanza Roma, Calcaterra, 15 secondi, c'è Sacco che va al centro, ecco servito Padovano, poi la palla torna a Navarra, c'è il giocatore su di lui, tira e sbatte contro la difesa del Tuscolano, poi commette fallo di Fulvio, 2 da giocare. Graziosi apre completamente il gioco dall'altra parte, 17 andare al tiro, fallo semplice, la palla torna poi lo stesso Graziosi, solo il tiro e il gol. Gol 3-0. Esce Di Fulvio, esce anche Russo, dentro Mutariello, torna dentro Provenziani. Fallo in attacco, 3-0, 1.30 da giocare, ritmo lento, poche le idee. Fallo semplice di Alessio Navarra su Gian Giacomo. Per Gian Giacomo, la ultima numero 4, la palla torna a Figoli. Poi Iula. L'anticipo bravo di Luca Provenziani, c'è stato l'espulsione, si continua a giocare, seconda superiorità, va Provenziani, Luca, va Luca da solo, Luca e il gol, Luca Provenziani recupera il pallone, prende fallo, si invola e firma il primo gol della Roma Visnova.
Corcia le distanze la squadra dei Leoni 1-3 quando mancano 57 secondi al termine della prima frazione. Iula chiede la palla a Gian Giacomo, su di lui c'è Michele La Penna, Mutatiello molto bravo in questa azione, talento campano, palla che torna a Bonito, 25 secondi per andare a chiudere questa azione, accorciare ancora le distanze, avanza Roma con Luca Profenziani, è marcato La Penna, deve tornare indietro, allora si affida a Padovano, c'è il taglio di Mutatiello, Padovano, Salvatore, il tiro, il gol! Salvatore Padovano, gol per lui, gol della Roma Visnova, accorcia le distanze, 2-3. Dentro Poli, esce Provenziani, 6 secondi. Finisce qua il primo tempo, 3-2 per Tuscolano, come all'andata. Roma Visnova è riuscita a accorciare le distanze, andare sul 3-2.
Primo possesso da parte del Tuscolano in questo avvio di secondo tempo. Poli subito dentro come nel finale di adesso della prima frazione. Manovra con Iula. Arriva il taglio di De Santis, poi tutto solo e il gol da parte di Graziosi. Il secondo gol per lui. Tuscolano così si riporta a più 2, va sul 4-2. Si sentono anche le urla di Sandro Calcaterra. Avanza Roma con Padovano, 12 secondi, poi Provenziani gira dall'altra parte dove c'è Di Fulvio, quasi perde il pallone, poi lo recupera il suo compagno di squadra Sacco, deve allontanare perché è finito il tempo. Parte Roma tutto da solo, adesso si invola Poli, il gol di Andrea Poli, incontro fuga a coscia di distanza la squadra dei Leoni, 3-4, Poli a segno, prodotto della cantera, la Roma Visnova, 3-4. Graziosi, fallo su di lui, la palla sta per arrivare al centro dove c'è Casciotta, fallo semplice di Sacco, la parata di Bonito, vediamo se va in angolo, sì. Lotta tra Graziosi, espulsione da parte di Poli, quindi ancora una superiorità, questa volta è la prima per il Tuscolano, dove va Graziosi, gira velocemente il pallone, De Santis se lo perde in un momento, poi lo recupera, tiro di Iula, sbatte su Michele Lapenna. Poi un'espulsione, stavolta è di Perna, 1-2, Roma Visnova 0-1, Tuscolano le superiorità, 5:40 da giocare, 23 secondi in questa azione, posto 1 va Carlo Di Fulvio, aspetta arrivo dei compagni, troppo lento, tutto fermo, la palla arriva dentro, il gol di Padovano. Il tapin vincente di Salvatore Padovano, secondo gol per lui ed è un gol importante perché dopo essere stata sotto 3-0 Roma Visnova conquista la parità 4-4, tutto dunque rimesso in discussione, due gol di Padovano, uno di Poli, uno di Provenziani, tutti da parte di Under. Fallo in attacco, riparte la squadra dei Leoni, accoglie la sfera da Sacco, c'è Provenziani che si allarga per l'arrivo, pardon,
di Fulvio Sallaghi all'arrivo di Provenziani. Sacco, 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 il gol del vantaggio. Che Roma Visnova! Va in vantaggio 5-4 in pochi minuti, ha completamente capovolto la situazione. Esattamente in 3 minuti da inizio di secondo tempo era sotto 3-2, ha infilato praticamente un parziale di 3-1, time out Tuscolano, 3-1 Roma Visnova di parziale, avanti 5-4. Lazio e tiro, che palla che va fuori, dunque riconquista la sfera la Roma Visnova, avanti 5-4. Una palla per Michele Lapenna, avanza Provenziani, Luca, Provenziani, che gol, la precisione nelle mani, palo gol, o meglio palo interno, dove nulla poteva correggia, ed è il massimo vantaggio della squadra dei Leoni, che vanno sul più 2, 6-4, quando manca praticamente 4:41 al termine della seconda frazione. E ancora una volta c'è la firma di un giovane, Luca Provenziani, secondo centro per lui, 6-4, ha completamente capovolto in 4 minuti la situazione la squadra di Alessandro Calcaterra, che ora conduce 2-0. Ora bene in difesa, si riparte da Bonito. Provenziani va dall'altra parte dove c'è Sacco, che è un po' un tuttofare. Navarra, ancora Sacco, 6 secondi per andare al tiro, caricala e poi la palla a schizzo termina in angolo perché c'è stata la deviazione di correggia. Angolo. Palla a Navarra. Va Alessio. Sacco. 13 secondi, 12. Prova il taglio. Palla arriva di Fulvio, veloce ma siamo lontani, 7 secondi per andare al tiro, fallo semplice su Luca Provenziani, si va da Padovano, Sacco, lunga gittata, Sacco, palla agilmente correggia. Fallo. Prova l'anticipo Padovano, 6-4, 3-15 da giocare. Palla out.
ancora in avanti, squadra ospite, 10 secondi per andare al tiro, che arriva in questo momento con Taraddei, para agilmente Mario Bonito, 2.45 da giocare, sempre 6-4, siamo nel corso del secondo tempo, partita ancora molto lunga, avanza nei Leoni di Fulvio, poi Padovano, palla arriva Navarra, ancora Sacco che si muove veramente a tutto campo, addirittura un raddoppio tra Agnolet e Provenziani al centro di Fulvio e c'è il gol, il gol di Carlo Di Fulvio, complice anche ingenuità da parte di Correggia. 7-4, vola avanti la squadra dei Leoni sul 7-4 quando mancano 2:21 al termine della seconda frazione. Sette-quattro, 2:20, di sicuro sta accusando il colpo il tuscolano. Praticamente ha preso un parziale di 5-1. Adesso c'è un'espulsione, numero 10 dovrebbe essere, sì, è Russo che va nel pozzetto. Da finora molto corretta, poche le espulsioni, gira dal perimetro ma alla fine arpiona il pallone Carlo Di Fulvio, svanisce ancora questo tentativo in superiorità da parte del tuscolano, riparte la squadra dei Leoni, 1:40 da giocare, deve inseguire il pallone Calcaterra, Russo che rientra, mancino naturale, calma, mancano 5 secondi, 1:20 da giocare, Di Fulvio un po' metronomo in questo caso, allontana il pallone, ultimo minuto di questa seconda frazione, tre gol di differenza, gira dal perimetro, va De Santis, poi Figoli, si va adesso da Rovetta, partita numero 8, 5 secondi ad andare al tiro, pochi tiri, soprattutto il tuscolano che ha fermato la propria avanzata in offensiva, fallo in attacco, ravvisato a Sacco, si lamenta Calcaterra, raccoglie la sfera adesso Rovetta che ha una seconda opportunità, Agnolet dentro, marcatura, 39 secondi, la volta al fallo, ravvisato a Callottina numero 7, De Santis, riparte il contropiede, Agnolet Calcaterra, ecco l'Enrico, arriva il pallone, esce Correggia, Enrico, gol, Enrico Calcaterra! Poi c'è un rosso a Calottina numero 11 che è Gambin, James Gambin. Deve essere un'espulsione definitiva, deve lasciare il campo, poi praticamente arriva un giallo anche a Calcaterra. L'allenatore in questo caso. Esce Sacco, torna dentro Poli per questi ultimi 22 secondi di questa seconda frazione. Quindi è James Gambin che deve abbandonare completamente l'impianto mentre era, ecco, in panchina.
L'arbitro dice di levare la calottina e andare negli spogliatoi. Punteggio che ancora non si è aggiornato. Noi sì, 8-4. Due gol di Padovano, uno di Sacco, uno di Fulvio, uno di Poli, due di Provenziani, uno di Calcaterra. Secondi, marcatura di Provenziani, tiro strozzato dalla difesa avversaria, adesso c'è Gian Giacomo, fallo su di lui da parte di Agnolet, 4 secondi per andare al tiro, fallo di Provenziani e poi ha dato, che ha preso, scusate, un colpo, ha preso un colpo, una testata da parte di Figoli, bravo Luca, poi chiede scusa a Figoli. 8-4, si conclude il secondo tempo, si cambia campo, è completamente cambiata la partita dopo il primo tempo, poi Calcaterra da dire qualcosa a Figoli, perché va bene un fallo ma la testata assolutamente no. Si riparte, avvio di terza frazione, Roma Visnova, calottina bianca che attaccherà dalla sinistra alla destra ai vostri schermi, primo possesso della squadra di casa con Carlo Di Fulvio che poi chiede palla. Provenziani, quella di Fulvio. Russo a Simone, il tapin, anzi il tiro da solo a pochi metri di Enrico Calcaterra per il secondo gol personale. Enrico Calcaterra.
9-4 Roma Visnova, che mantiene sul trend della seconda frazione, ovvero continua a macinare il gioco e gol, calata molto la difesa anche del Tuscolano. Buono la difesa, c'è stato il raddoppio qua, una complicità di squadra tra Poli, che sta facendo, nonostante poco tempo a disposizione, ma veramente un'ottima partita di Fulvio. Di Fulvio Carlo, la parata di Correggia. Bravo Andrea, anche in marcatura come dicevamo prima, con l'aiuto di Michele Lapenna. Ancora Poli che insomma si fa sentire in marcatura, arriva il gol però da parte di Liolli, è tutto solo, infatti qualcosa da dire calcatea dai suoi, troppo solo Liolli. Cambia tutto, Rico Calcaterra da 5, cerca un compagno libero, trova il Russo, Simone però deve allontanare il pallone, 4 secondi per andare forse alla conclusione. Poi Di Fulvio lo consegna di fatto all'autore dell'ultimo gol, Liolli. Fallo semplice su Gian Giacomo, Tuscolano. Mancano 6 minuti al termine della terza frazione, fa segno Iula, palla torna poi a lui, 8 secondi il tiro, la mano di Bonito a dire no, poi fallo in attacco, dunque rimane lì la squadra ospite. Iula, su lui c'è Russo. Zangari, 5.30 da giocare, va tiro di Graziosi, ha respinto dalla difesa dei Leoni. Fallo, espulsione da parte 10, va Russo, seconda espulsione per lui, si prepara Padovano, 5 minuti alla conclusione, gira palla dal perimetro Tuscolano. Il tiro e la deviazione, arriva la deviazione, il gol viene dato a Zangari, è stata una deviazione della difesa romana che ha eluso l'intervento di Bonito, dunque parziale 2-0 da parte per Tuscolano, che si rifà sotto, ora coccia meno 3. Massimo vantaggio è stato di 9-4, esce Poli, esce anche Zangari, 9-6, 4-50. Fulvio, poi Padovano, gira ancora per Di Fulvio, allontana Provenziani, non si va al tiro,
frattempo Lanzio ha battuto l'Ancona, pare ancora Bonito, espulsione Galottina numero 9, time out di Calcaterra, mimato l'arbitro, la gomitata data, quindi si andrà in superiorità. Diciamo aggiornamento degli altri campi, dunque 12-9 dell'Arvalia sul Civitavecchia, sta vincendo Lanzio 10-6 sul campo dell'Ancona. Lanzio che sta facendo un campionato a parte, vola assolutamente. Dunque Lanzio vola a 21 punti, ancora rimane a 10, ovviamente è in corso Roma Tuscolano, mentre l'Arvalia ancora, sta ancora giocando, sta vincendo contro il Civitavecchia. Quindi è fondamentale prendere i 3 punti per andare ad agguantare questo secondo posto. Staccare Ancona e forse anche Arvaglia, due lunghezze, ma occhi sull'acqua, 4 e 10 da giocare al termine della terza frazione, 9-6, partita ancora lunga. Russo, cenno un'occhiata di sacco a Russo per come doveva girare il pallone, va Ludovico, ancora Russo, però non ha la forza delle gambe, allora Sacco, vediamo, sì, e la parata di Correggia, quindi giocata male questa superiorità. Essere 1-3 Roma Visnova, riparte squadra ospite, attenzione, però c'è il gol, c'è il gol del numero 10 Liolli, è appena entrato, ha segnato subito 2, attenzione che la partita si è riaperta incredibilmente, una terza frazione d'appannaggio della squadra appunto ospite, 7-9, o meglio 9-7 Roma Visnova, ma subito un parziale pesante di 3-0. Espulsione, l'ha tenuto da parte di sempre di Liolli, quindi occasione Roma Visnova adesso. Di Fulvio, Sacco, ancora Di Fulvio, velocemente dall'altra parte dove c'è Provenziani, ecco Calcaterra, Enrico, il tiro e il gol! Freddo, glaciale, preciso, lì dove nulla può, correggia per il gol numero 10. Da Roma Visnova, la firma è di Enrico Calcaterra, che è terzo gol per lui. Si ritorna a più 3. Dieci sette, cambio, esce Sacco, dentro Agnolet. Intercetta il pallone Di Fulvio che lavora molto bene, c'è un'espulsione da parte numero 5 Zangari, va Di Fulvio, chiama centro Calcaterra, Enrico si perde il pallone, poi lo recupera, subisce fallo, anzi no, dalla spinta lui, occasione fallita, però Di Fulvio non deve rimanere lì. Allora si riparte dall'altra parte, 17, 2 e 25 da giocare. Z-
Zanga, di fallo su di lui da parte di Provenziani, 2-17. Poi Iula, la palla arriva dentro, c'è una palla in marcatura, fallo semplice. Padovano gira completamente il pallone, non c'è nessuno, il tempo è finito, si riparte a 2 minuti al termine della terza frazione, sarà un ultimo tempo scoppiettante. Dovesse rimanere così il punteggio, 3 gol sono un vantaggio buono ma non da far dormire sonni tranquilli. La squadra di Alessandro Calcaterra che ora avanza con Provenziani, poi si va da Enrico Calcaterra, palla dentro a Di Fulvio e la parata di Correggia. C'era stato un raddoppio con Agnoletta al centro. 1:34, riparte il Tuscolano. Avanza Graziosi con la catena di destra, avanza Iula, poi Casciotta. 1:18, 8 secondi per andare al tiro, arriva il tiro, para Bonito, poi ha qualcosa da dire. Padovano, 1 minuto, Provenziani, Padovano, poi Sfera torna, giocatore con la calottina numero 8 che allarga da uno dove c'è Navarra, ancora Provenziani, dialoga con Navarra che però non è marcato, allora si va Di Fulvio, mano in faccia, alzo il tiro di Carlo Di Fulvio, però non c'è gol, si rimane sempre sul 10-7, da sfruttare meglio questa occasione, squadra di casa. 30 secondi, 10-7, Iula, poi Graziosi, ancora Iula, 4 secondi, la palla schizza ed esce, 14 secondi e l'ultima azione Roma Visnova. Sei secondi, 5, finisce con la palla in mano la squadra dei Leoni, Provenziani, l'ultimo tiro, poi bersaglio, finisce qua, 10-7, il terza frazione, dunque si giocherà tutto nell'ultima. Fine terzo quarto, risultato parziale, Roma Visnova 10, Tuscolano 7. Thank you.
ultimo tempo, ultima frazione fondamentale, 8 minuti di grande intensità per capire chi tra Roma Visnova e Tuscolano si possa giudicare questa partita. Fino adesso ha avuto per due tempi protagonista la squadra di casa, dopo un inizio sfavillante il Tuscolano, subito 3-0, poi un parziale di 6-1 nel secondo fino a un massimo vantaggio di 9-4, poi rientro il Tuscolano 10-7, siamo in questo momento, prima azione, palla sbatte sulla traversa per il tiro da parte di Salvatore Padovano. Fa vedere Tuscolano. Gira il pallone, Iula, arriva la palla dentro, poi bravi Calcaterra e Navarra a intercettare la sfera indirizzata a Taraddei. Se ne va il primo minuto. Lorenziani, Navarra, va Alessio, cambia tutto dove c'è Padovano, arriva Enrico Calcaterra. Enrico, poi deviata da Correggia, tiro d'angolo, Padovano. Padovano da Provenziani, va Luca, tutto solo Navarra, non viene visto, Calcaterra a lunga distanza, 4 secondi, la si mette in proprio, para Correggia, la palla però ritorna nelle mani della squadra di casa, riparte il cronometro, 20 secondi, ovviamente non più 30, regole cambiate dallo scorso anno, Navarra, Calcaterra, Provenziani che si fa vedere, cerca un compagno libero, prova Michele Lapenna a sganciarsi, su di lui fallo, espulsione da parte della carottina numero 2 Graziosi, superiorità e si riparte con i 20 secondi, 6 minuti al termine della partita, Provenziani, poi Padovano, Enrico Calcaterra, palla stavolta deviata, c'erano ancora 8 secondi, praticamente è rimasta quasi un minuto vicino all'area avversaria, la Roma Visnova. 5 e 45 da giocare, Tuscolano in avanti e il tiro fulmicotone da parte di Perna che però termina out di poco, mancata un po' di precisione qui, punteggio invariato 10-7, ritmo comunque alto, sta tenendo molto bene squadra di casa, sicuramente in palla dopo un avvio un po' lento, avanza Luca Provenziani, Luca sbatte sulla difesa, è stato Iula a intercettare questo pallone, attenzione al contropiede di Perna e arriva il gol di Perna che accorcia ancora le distanze, meno 2 ora. Mancano 5 minuti e 08 ed è meno 2 ora per il Tuscolano. Alessio Navarra, va lui, poi Di Fulvio. La massima attenzione perché due gol non sono nulla nella pallanuoto, va Calcaterra, palla dentro a Navarra, Alessio Navarra, la sua firma ed è un gol importantissimo e fa tornare i giocatori di casa sul più 3, 11-8. Bravissimo Alessio Navarra, questo taglio tutto solo, ha depositato alle spalle di Vincenzo Correggia per l'undicesimo sigillo della squadra di casa.
praticamente sono 7 gli uomini dati in gol della Roma Visnova, ma attenzione perché non è assolutamente finita, perché subito Casciotta, secondo gol personale, riporta la situazione a meno 2, nono gol. Avevamo detto sarà un tempo pirotecnico. Subito un botta e risposta, primi 3 minuti secco da entrambe le parti, poi in un minuto e mezzo 3 gol. Si ritorna con 2 gol di riscarto, 11-9, Poli dentro, c'è bisogno della sua grinta. E tutta la Roma Visnova ha bisogno di attenzione, va Poli, poi Di Fulvio, prova il tiro, fallo semplice su Di Fulvio, 7 secondi, Carlo, tiro e gol, ma dice no, e non si sa perché ha tenuto la palla, cioè ha battuto, non ha alzato la palla, non ha alzato la palla, doveva alzare la palla, battere quindi il fallo e poi andare al tiro, mentre ha tenuto la palla in mano, quindi il gol non è ritenuto valido. 3:45 da giocare, sempre 2 gol di differenza, fallo in attacco, può tornare a respirare la squadra di casa e mettere il turbo, perché Di Fulvio avanza tutto solo, 3 contro 2, Calcaterra e la penna, l'ausilio, ma va da solo, ma poi prende la palla alla penna e commette fallo la penna, va tutto solo, poi se la ride un po' Iula, squadre allungate, 3:20 da giocare, il match si decide qua, Sacco prende la palla, è stata data espulsione a Sacco che ha preso la palla. Time out chiede l'allenatore del Tuscolano, esattamente Marco Neroni. Vedo la superiorità. Partita che si gioca tutta qui, 3:19 con 2 gol di scarto, superiorità Tuscolano. Ho ancora da dire qualcosa a Paolo Romani, dirigente, agli arbitri, annullato il gol a Carlo Di Fulvio. Rovetta ha bisogno di intervento del medico, ha ricevuto forse un colpo. 3:19, ancora partita apertissima. Ora va Graziosi, gira il pallone per perna, Iula, Graziosi, ancora dal perimetro. Intercetta Poli che è andato in cielo a prendere questa palla, ma rimane ancora lì la sfera e poi ancora Poli e poi Bonito. 3 minuti, cerca di tenere alto il muro, vediamo se può tornare Sacco, sì, si torna uomini pari, 2:53 in questo momento, sempre 11-9, la pressione di Calcaterra. Adesso massima attenzione, 8 secondi, 7 per andare al tiro da parte della squadra ospite. Bonito ci mette il braccio, intercetta il pallone. Importante adesso la gestione degli uomini più esperti. Qua è azione dopo azione. 2:30 da giocare, palla in mano Roma Visnova che ha 18 secondi per andare al tiro. Fallo semplice su Di Fulvio che dice calma. Calcaterra Di Fulvio, dall'altra parte c'è Navarra. A girare la difesa avversaria, Poli che rimane dentro, la carica di Andrea Poli, Navarra prova il tiro, 2:13,
Riparte Tuscolano, 2-10. De Santis, fallo di Calcaterra. Iula, poi Graziosi, dove c'è Perna, micidiale Perna con l'ultimo gol. Poli raddoppia, qua la difesa di Roma che negli ultimi due minuti si sta facendo sentire. 1:40 da giocare, palla in mano. Bravi ragazzi a raddoppiare. Chiama palla di Fulvio, va Navarra verso 1, 14 secondi, la palla arriva ad ora al giocatore ex Pescara, poi Navarra, la posizione non consueta per lui, fino alla fine, Poli, Navarra, Alessio Navarra con un secondo e c'è il gol della Roma Visnova, gol importantissimo, numero 12 di Alessio Navarra che è messo alle spalle di Correggia, due gol pesantissimi. Poi Catera che dice andiamo lì a prendere alti, 1:18 da giocare. Due gol di Navarra fondamentali, gol numero 11 e numero 12, d'ora è più 3, a un ultimo minuto di gioco. Fallo in attacco, e un minuto, palla in mano, allora si avvia alla conclusione questa partita con Roma che ha stretto i denti nell'ultima frazione e poi ha messo il sigillo con Alessio Navarra, fondamentale gli ultimi due gol. Una partita sicuramente sofferta, una partita fondamentale per i tre punti. Con questo successo squadra di Calcaterra vola al secondo posto con 12, c'è ancora tempo per il gol. Espulsione da parte di La Penna, un rosso dato alla Penna, il gol c'è. Dato per bestemmia e ha sentito l'arbitro. Rosso alla Penna e 10-12 allora con il gol. Andiamo a aggiornare la grafica. Gol di Perna, meno 2, allora 30 secondi, palla in mano Roma Visnova. Dunque dentro Provenziani, 30 secondi al termine della partita, palla in mano per la Roma Visnova, due gol. Tuscolano vivo assolutamente, ha giocato, ha lottato, è andata in vantaggio 3-0 all'inizio, poi ha rimontato fino appunto al meno 2. Poli, Provenziani, Navarra, Calcaterra di Fulvio, avanza Andrea Poli, un gol per lui, 13 secondi, 12, Navarra chiede palla, Alessio palla in mano, sicuramente uno dei migliori, va al tiro e c'è il tempo per un ultimo gol di Alessio Navarra, è numero 3 per lui, il miglior marcatore insieme ad Enrico Calcaterra. 13-10 Alessio Navarra, sicuramente ha messo la firma su questa partita, finisce qua 13-10, la Roma Visnova vince, vola a quota 12 in classifica al secondo posto. Due gol di Padovano, uno di Sacco, uno di Fulvio, tre di Navarra, uno di Poli, due di Provenziani e tre di Calcaterra. Sette uomini sono andati in gol
per Alessandro Calcaterra. Finisce qua, grazie a voi tutti che ci avete seguito sul canale YouTube della società. L'appuntamento alle prossime partite interne della Roma Visnova. Buon proseguimento di serata.